Stasera all'Ordine degli Ingegneri di Venezia abbiamo alcuni ospiti, il primo procuratore di San Marco Carlo Alberto Tesserini, il prodo di San Marco Mario Piana e siamo insieme a Marco Baldica, il coordinatore della Commissione Mose e Acque Alte. Stiamo parlando e vogliamo parlare della difesa della Basilica di San Marco, di cui esiste un progetto che avrebbe dovuto essere già realizzato, ma che ancora invece non lo è. C'è invece urgenza, come ci spiega in due parole Marco Baldin, vedendo questa slide. Prego Marco. Sicuramente siamo ancora in ritardo, ancora una volta ci siamo fatti sorprendere, ci sono problemi burocratici sicuramente, forse anche qualcos'altro, non lo sappiamo, però le cose si sono fermate, sembravano avviate alla definitiva e favorevole conclusione, purtroppo abbiamo questo intoppo e non c'è più tempo, domani avremo da domani un periodo di acque alte eccezionali. Un periodo che sicuramente causerà delle criticità non solo a Venezia, ma anche a tutta la Basilica. Qui abbiamo l'architetto Piana, proto della Basilica, che può chiarirci quali sono questi problemi nel dettaglio. Beh, la Basilica soffre e soffre sempre di più dalla presenza dell'acqua, che proviene certamente per capillarità dai suoi massi fondali, è sempre avvenuto, ma che è esasperata dall'aumento sempre crescente delle acque alte. Acque alte che oramai, come l'anno scorso, si sono manifestate con una grande acqua da 1,87 m, ma che per 40 giorni, ogni giorno hanno bagnato il piede della Basilica, anche arrivando a 1,60 m, 1,50 m, e apportando sempre maggiori quantità di acqua salata, che è la principale causa dei mali della Basilica. E la Basilica di San Marco ha più di 100 litotipi, pietre, marmi presenti. Credo che sia forse la chiesa che è maggiormente ricca da questo punto di vista, con ognuno tessiture, comportamenti e problemi diversi nei confronti ovviamente dell'aggressione salina, della cristallizzazione salina. Alcuni marmi, il porfido rosso ad esempio, rimane, è vetro o quasi, quindi non subisce nessun danno apparente neanche dopo secoli e secoli di esposizione. Altre pietre importantissime, come il verde antico, come il pomarolo che viene da Arve, come il rosso di Verona, molto più sensibili, decadono sempre più rapidamente con danni veramente gravi, gravissimi sempre di più, che stanno portando a una perdita del patrimonio, se non impediamo, interrompiamo questo fenomeno. Beh, c'è un progetto commissionato dalla Procuratoria di San Marco, c'è qui Carlo Alberto Tesserini che è il primo procuratore, affidato al collega ingegner Daniele Rinaldo, un progetto per la difesa della Basilica, che sta incontrando qualche difficoltà. Forse il primo procuratore Tesserini ci potrà dire qualcosa in proposito. Ma noi speravamo fortemente che dopo 2 anni dall'alluvione della realtà di ottobre del 2018 si fossero maturate le condizioni per mettere in sicurezza la Basilica di San Marco. Avendo ben presente il fatto che Venezia sta a San Marco come San Marco sta a Venezia, vederci in questa situazione ci preoccupa enormemente. Noi abbiamo cercato in tutti i modi di far presente il pericolo che corre la Basilica. Per questo avevamo indicato la data degli inizi di ottobre per aver finito i lavori. Abbiamo presentato un progetto rendendolo a disposizione delle autorità competenti che ci hanno sempre ascoltato, ci hanno sempre dato un aiuto, però in realtà gli inghippi complessivi non ci hanno acconsentito questo avvio dei lavori. E dobbiamo per questo far presente che quello che può accadere già alla fine di questa settimana potrebbe essere drammatico. Io mi soffermo sull'apprezzamento che abbiamo tutti in Italia rivolto a quelli che a Genova hanno saputo in meno di 2 anni
realizzare quell'opera fantastica del viadotto di Genova. Eppure era un'opera che sembrava impossibile realizzare all'interno e con meno tempo di quello che si pensava. Sembra incredibile che non si possa mettere in sicurezza la Basilica di San Marco. E allora l'auspicio, l'augurio che ci facciamo tutti insieme, che ci si renda conto del momento che stiamo attraversando. Non possiamo più pensare che un'acqua alta non sia devastante. Qualsiasi acqua alta, a cominciare di quello del prossimo sabato, potrebbe rappresentarci situazioni davvero al di là del dramma, molto di più. E allora noi contiamo che coralmente, con l'aiuto importantissimo della realtà degli ingegneri di Venezia, per le esperienze e le personalità che hanno, e insieme a tutte le istituzioni, mettiamo in partenza la realtà. Non ci interessa chi è il titolare dell'opera, ci interessa solo che la Basilica di San Marco verrà garantita la sopravvivenza, non per se stessa, ma la realtà del mondo interno che sa cosa vuol dire San Marco. Venezia non potrebbe essere senza San Marco e viceversa. Bene, direi che ringrazio Carlo Alberto Tesserin, ringrazio Mario Piana e coloro che questa sera sono intervenuti. L'Ordine degli Ingegneri c'è, è presente a fianco delle istituzioni per favorire per quanto più possibile una celere realizzazione di quest'opera importantissima.